Ciao ragazzi, allora iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Allora, finalmente apertura di Cardi, pare ovviamente, non ho le fonti, apertura di Cardi che voleva fino a poco tempo fa solo la Juve, ma aspettava il momento propizio, al Napoli, ok? Un altro motivo per odiare Icardi di più se va al Napoli. Comunque, risposta proposta del Napoli, Arkadiusz Milik più 20 milioni. Allora ragazzi, ci metto io la benzina, ci metto io il mezzo, vado a Milano, ce lo porto io. Vado a Milano, ce lo porto io. Ok? Magari Milik, un attaccante completo, meno bomber di Icardi, perché Icardi ha anche i suoi pregi, dobbiamo dirlo, ma completo, può fare la prima punta, può fare benissimo la seconda punta, perché dà del tuo al pallone, perché un regista, io lo reputo un regista d'attacco, ok? Sa tirare i calci di punizione, non è uno specialista tipo Pjanic, non è uno specialista tipo Payet, ma sa tirare i calci di punizione e questo è eccezionale. È un giocatore che sa tirare i calci di punizione, non ce l'abbiamo dai tempi di Wesley Sneijder, ok? Quasi 7 anni senza uno che tira. Abbiamo fatto un gol con Eder, uno con Guarin, due con Guarin, ma sta affilate dalla disperazione. Il gol di Brozovic con il Benevento, che forse non schierava neanche il portiere in porta. Quindi magari avere Milik, che io valuterei 45 milioni e anche soldi per Icardi, un giocatore che non vuole stare più all'Inter, un giocatore che l'Inter non vuole più, che l'ambiente Inter, quello vero, non vuole più, si è rotto le scatole, che nessuno al mondo vuole, tranne il Napoli. Infatti al Napoli ci starebbe benissimo, ma questo è un altro discorso. Che dire, visto che ci troviamo in trattativa, nel caso fosse vero, preferirei alzare la posta a 30 milioni, ok? 30 milioni più, ovviamente bisogna monetizzare al massimo. Quindi 30 milioni più Milik è da fare assolutamente. Pare che il Napoli abbia proposto 20. Tiriamo 25, cerchiamo di rosicchiare il più possibile. Almeno magari, ciao stronza, almeno ci rimane qualcosa per comprare, per fare un altro acquisto, un giocatore di talento, un giocatore di fascia sinistra forte, ma forte intendo tecnico, ok? Non solo corridore come Candreva a destra. Che dire, mi piace tantissimo, voglio sapere voi che cosa ne pensate. Sarebbe un sogno, ragazzi. Milik, forte quanto Lukaku, non è bomber anche in questo caso quanto Lukaku, ma è più completo, meno potente fisicamente, ma più completo. Milik non è forte assolutamente come Cavani, non lo sarà mai come Cavani, era la seconda scelta Cavani, ma è più giovane, quindi e l'ingaggio è nettamente inferiore a tutti questi giocatori che ho nominato prima. Quindi rapporto qualità-prezzo sarebbe l'attaccante migliore per l'Inter. Prego, e ho fatto la promessa, metto la macchina, metto la benzina, pago il pedaggio autostradale, vado a Napoli, ok? Metto una maschera antigas, vado a Napoli, prelevo Milik, vado a Milano, porto Milik, carico Icardi sull'autostrada, appena mi dice devo andare in bagno, mentre lui pensa che lo porto a Napoli, lo faccio andare in bagno e lo lascio a piedi sull'autostrada. Poi che faccia l'autostop, visto che si sa prostituire bene, chissà da chi ha imparato, dalla moglie, e facciamo questo scambio. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Vedove di Icardi, non commentate qui sotto, se no vi veniamo alla mare. E forza Inter, ragazzi, sono felice se riusciamo a chiudere per Milik. Sono felice. Lukaku, Fabio dice che arriva. Attacco Lukaku Milik. Non devi neanche fare tecnica, tattica, butta la palla in mezzo. Qualcosa accade. Un gol e mezzo a partita lo facciamo. Ciao ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella. Avanti Inter, avanti Curva Nord, e da quest'anno forza Mister Conte. Siamo con te. Ciao.